Elisa Isoiardi balla con Stefano Oradei. Arriva la reazione di Raimondo Todaro. Elisa Isoiardi balla con Stefano Oradei sulle note di virgolette Ive at the time of my life e scoppia il gossip. Su Instagram, la conduttrice racconta: e con accento grave il mio regalo di compleanno per voi. Grazie per aver sempre creduto in me. E Stefano Oradei: sei pazzesca. È arrivata anche la reazione di Raimondo Todaro. Top. Il triangolo di ballando con le STLL e non lo aveva considerato nessuno. Punto. Elisa Isoiardi si mostra su Instagram mentre balla in un video con Stefano Oradei. Una clip in cui ballano appassionati, coinvolgendo anche il pubblico di follower che li guarda dai propri smartphone. Sulle note della canzone simbolo di Dirty Dancing, Ive at the time of my life e di Bill Medley e Jennifer Varnes, i due si scatenano. Ed è arrivata anche la reazione di Raimondo Todaro, con cui la Isoiardi ha condiviso un importante percorso a Ballando con le Stelle. Le parole di Elisa Isoiardi e di Stefano Oradei. Elisa Isoiardi presenta così il video: ecco qui il mio regalo di compleanno per voi. Grazie per aver sempre creduto in me, per la bella energia che mi regalate, grazie per avermi fatto credere nei miracoli. La conduttrice cuneese ha compiuto 38 anni il 27 dicembre e questo è stato il regalo di compleanno perfetto per festeggiare. Stefano Oradei risponde che per Elisa Isoiardi è soltanto l'inizio di una lunga avventura. Pazzesca. Super Eli, e poi ti sei allenata in così poco tempo. Top. Il primo di tanti show. E vola punto esclamativo, virgolette. Punto. Anche su Instagram piovono i complimenti dei followers, c'è anche chi osserva i margini di miglioramento della conduttrice. Due punti, puoi fare anche di meglio. Punto. La reazione di Raimondo Todaro. Non poteva passare inosservata la reazione di Raimondo Todaro, compagno di Elisa Isoiardi nell'ultima avventura Ballando con le Stelle. I due hanno avuto un feeling che è stato importante soprattutto per le telecamere, ma terminato lo show le loro vite sentimentali hanno preso strade differenti. Ci sentiamo, ma non ho bisogno di un nuovo amore, aveva dichiarato Elisa Isoiardi. Raimondo Todaro si è limitato a un semplice quanto stringato. Punto esclamativo, virgolette, punto e il pettegolezzo impazza. Sarà geloso di Stefano Oradei?